Gesù e i bambini, Émile Nolde. Émile Nolde è un pittore tedesco nato nel 1867 e morto nel 1956. Il dipinto Gesù e i bambini è stato realizzato dal pittore nel 1910. Si trova al Museo MoMA di New York, negli Stati Uniti d'America. Nel quadro si vede Gesù Cristo in mezzo a tanti bambini felici. Gesù li ascolta e li abbraccia. I discepoli si meravigliano per l'amicizia che è nata tra Gesù e i bambini. Allora gli furono presentati dei bambini perché imponesse loro le mani e pregasse, ma i discepoli li sgridavano. Ma Gesù disse: «Lasciate i bambini, non impedite che vengano da me, perché il regno dei cieli è per chi assomiglia a loro». Vangelo di Matteo 19:13-14. Gesù è girato di spalle ed è un po' piegato per mettersi all'altezza dei bambini. Prende in braccio uno dei piccoli e sembra che voglia abbracciarli tutti. Il bambino sollevato da Gesù lo guarda negli occhi e si aggrappa alle sue spalle. Sorride e ascolta le parole che Gesù gli dice all'orecchio. Gli altri bambini corrono felici verso Gesù, aspettano il loro turno per fargli festa. C'è un bimbo molto piccolo portato dalla madre. Alcuni discepoli guardano la scena in modo serio. Hanno paura che i bimbi disturbino Gesù, ma lui, al contrario, è molto contento di incontrarli. Nella parte del quadro in cui ci sono i bambini, i colori sono chiari e luminosi. I vestiti e le barbe dei discepoli sono dipinti con colori scuri. Nolde, in questo dipinto, esprime la gioia di incontrare Gesù. I colori rosso e giallo ci fanno sentire felicità, fiducia e voglia di festeggiare. Anche Gesù è felice perché crede che i bambini, con la loro allegria e il loro amore, siano più vicini ai suoi insegnamenti dei discepoli adulti.